Partiamo dalla tua partita, dal tuo momento, ti vediamo bene, stai bene? Sì, devo stare bene adesso dopo un periodo di difficoltà. Proviamo mio sensazione bene, adesso sta bene, sì. Andate a casa con un po' di rammarico, alla fine la sensazione è che se si fossero giocati altri 5-10 minuti potevate anche vincere. Sì, anche penso io, secondo tempo loro ha fatto quasi niente davanti alla nostra porta. Noi vogliamo, noi abbiamo provato dall'ultimo secondo per cercare un gol. Sono un po' deluso che non hanno trovato questo gol. All'altro caso siamo contento perché qua in derby a casa loro per un punto va bene. L'ultima da parte mia, ci credete però il playoff? Non è impossibile, sì. Anche arrivare tra le prime quattro? Sì, noi creiamo, certo, non devi creare, partita per partita, per adesso sono 7 o 6, non so, devi guardare, sì, partita per partita, adesso è una partita contro Cagliari, che sì, è una partita importante per il playoff, e noi devi andare là per 100% e a casa nostra è difficile questa partita. All'inizio la velocità del Modena vi ha costretto a fare qualche errore fino al gol, cioè, poi dal gol in avanti non avete più subito, però fino al gol ci sono stati un po' di problemi, sembrava di assetto dall'aria. Sì, tu sei quando ti arriva qua, come hai detto c'è un derby e loro entrano da uno spogliatoio per le prime 10-15 minuti, mettere pressione, mettere tutti i palla davanti e troviamo così un'occasione. Sì, dopo il gol pensavo non trova un'occasione al 100%, allora stava a chiudere per cortesia, dobbiamo scappare. Ciao Elias. Ciao. Stasera assist per te, quindi anche questa sponda ti sei rivelato prezioso anche in fase offensiva, ma come sottolineavo ieri in conferenza con Mister Pecchia, ho detto al Mister l'importanza che rivesti da quando sei tornato in campo, anche la difesa del Parma ha preso meno gol, con te in campo soltanto quello col Palermo e quello di stasera. Mi spieghi come hai fatto a dare più tranquillità a tutta la linea, ai tuoi compagni di reparto? È un caso di gruppo. Sì, l'anno scorso io ho fatto quasi tutti partita, questa esperienza volevo anche aiutare questa squadra, anche offensiva con oggi, la difesa con altro partita. No, sì, voglio aiutare la squadra a tutti fasi, anche offensiva o difensiva. Sì. A livello di leadership, carisma, anche all'interno dello spogliatoio, perché mi dicono che sei uno di quelli, sì, che nel gruppo. Sì, vogliamo questo anche come io italiano, così. Stai migliorando? Sì, dopo un anno e mezzo. No, sì, è un caso, voglio aiutare la squadra a tutti, sì, a tutti, dentro lo spogliatoio, sul campo, fuori campo. Sì. Grazie a tutti.